un centinaio di atleti in gara e competizioni anche per i piccoli atleti, un modo diverso di vivere la domenica, di scoprire percorsi e paesaggi, perché l'urban trail è podismo nella natura. Si corre non soltanto sulla strada, ma su un percorso tracciato anche sullo sterrato, in campagna, proprio come l'urban trail di Pellezzano, che ha richiamato sulle strade del comune alle porte di Salerno podisti da tutta la regione. Tutto si è svolto nella frazione di Coperchia anche per limitare i disagi legati alla circolazione veicolare. Tutti i partecipanti hanno percorso il tracciato di circa 7 km disegnato sulle strade del comune, ma con transito anche in aree sterrate e per un tratto nel parco dell'Irno. Continui saliscendi che, complice anche il vento, hanno aumentato le difficoltà di chi si è cimentato in questa gara. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Daniele Russo della Carmax Camaldolese, arrivato pochi secondi prima di Nicola Montile, running saviano, che gli ha lasciato la vittoria in un applauditissimo gesto di fair play per un debito morale, così come dopo il traguardo ha sottolineato il secondo arrivato. Al terzo posto Prisco D'Arco dell'Isaura Valle dell'Irno. Francesca Picella dell'Isaura Valle dell'Irno ha vinto tra le donne. Sul podio anche Daniela Crescenzo ed Anna Maria Nissolino. Tutti contenti a fine gara, qualche disappunto soltanto da parte di alcuni atleti per le limitate segnalazioni lungo il percorso, hanno detto, ma l'Urban Trail di Pellezzano è destinato solo a crescere in futuro. Questo è un Urban Trail, cioè prende un percorso asfaltato e un percorso sterrato. Questa è una manifestazione che è un po' unica in Campania e ancora una volta gli atleti hanno voluto onorare questa iniziativa. Grazie anche all'amministrazione comunale e al vice sindaco Muri, no? Abbiamo cercato di dare per il secondo anno questa iniziativa. Soprattutto voglio segnalare anche la presenza di molti bambini che gareggeranno su distanze minimi, dai 400 ai 1000 metri. Un modo nuovo per scoprire il territorio per i tanti atleti che arrivano da tutta la regione. Sì, sicuramente è ben una promozione del nostro territorio, l'abbiamo fortemente voluta qui sulla frazione di Coperchia, anche per far conoscere il parco urbano dell'Irno, il fiume Irno, che costeggeranno i protagonisti di questa giornata durante appunto questa gara. Ringrazio, come diceva il presidente, anche la folta presenza di bambini, importante, i bambini che si avvicinano allo sport, che si avvicinano a questa disciplina, non è facile, quindi veramente un grande grazie ai protagonisti di oggi che ci hanno onorato della loro presenza sul nostro territorio.